tornando. Vivi l'estremo, fatti rapire. Questo è lo slogan di Rapiscimi, opera prima di Giovanni Luca Gargano, anteprima nazionale a Cosenza. Una commedia divertente, la cui storia nasce da un'idea imprenditoriale veramente strampalata. Sì, è nata un po' per caso questa idea col mio socio Vincenzo Di Rosa, che è uno dei personaggi, diciamo quello un po' più sballone del gruppo, e tanti anni fa parlavamo un po' ironizzando su molti amici ricchi che non volevano sostenerci, e quindi disse: ma sai che facciamo, li prendiamo, li portiamo nei boschi, li bastoniamo, li lasciamo a pane e acqua e vuoi vedere che poi si convincono a darci i soldi. Da lì dissi: guarda, secondo me hai appena avuto un'idea fantastica per un film, e quindi abbiamo avuto questa idea e l'abbiamo poi resa internazionale, perché proprio la storia di per sé si prestava a non fare, diciamo, un film che funzionasse con l'imprenditore di Milano piuttosto del nord. Abbiamo pensato a qualcosa di diverso, con una atmosfera un po' particolare. Stiamo in bosco solo per riflettere una minchia. Che minchia c'è da riflettere in un bosco? Un cast internazionale tra Italia e Portogallo: Pietro Delle Piane, Paolo Cutuli, Carmelo Caccamo, Vincenzo Di Rosa, Massimo Olcese, Virgilio Castello, Paolo Pires e un Rocco Barbaro nel triplice ruolo di Domenico, Don Salvatore e Don Peppe, e Alexia De Gremon nel ruolo della protagonista Giulia. Dopo averla combinata grossa ed essersi nemicati tutto il paese, quattro disoccupati calabresi si danno alla fuga nel bosco, obbligati a trovare una soluzione per ripagare la statua della Madonna che hanno danneggiato durante la festa del patrono. E così si inventano l'idea che li farà svoltare, un'agenzia di viaggi che organizza rapimenti per ricchi annoiati dalle solite vacanze e che vogliono vivere l'ebbrezza di un'emozione estrema. La mano del destino intreccia le sue trame e quattro sbandati si troveranno coinvolti in una storia rocambolesca da risvolti tragicomici e assolutamente inaspettati. Dicono tutti che i calabresi non hanno idee. Noi in questo film vi faremo vedere il contrario, cioè quattro calabresi disoccupati, un po' sfigati, si inventano un'agenzia di rapimenti. Però da quattro sfigati che si inventano un'agenzia di rapimenti, che cosa può accadere? Di tutto. E accadrà di tutto. Poi il cast è variegato, perché ci sono quattro calabresi, quattro portoghesi, una francese molto bella, e quindi ne succederanno di ogni. Che personaggio fai? Beh, il mio è il personaggio forse un po' più strampalato, non vorrei anticipare molto, ma penso un po' la mia presenza un po' lascia intendere, no? Un po' lo sballone, un po' sopra le righe. Diciamo che ci siamo divertiti tanto. Tanta azione, atmosfere western e un divertente gioco degli equivoci per una storia ricca di colpi di scena. Rapiscimi è una coproduzione italo-portoghese sostenuta dalla Calabria Film Commission. Tante produzioni sostenute, tanti registi e attori che sono venuti in Calabria per girare film che hanno un circuito nazionale e sovranazionale, ma soprattutto la piena valorizzazione dei talenti calabresi, sia nell'ambito della regia sia nell'ambito degli attori. E poi dei bandi, un bando importante per sostenere produzioni sia come lungometraggi, cortometraggi e documentari. Già una prima finestra si è chiusa, 1.300.000 euro investiti, adesso si aprirà una seconda finestra a maggio in occasione di Cannes, della partecipazione a Cannes, e quindi investimenti che hanno una ricaduta sul territorio, che promuovono il talento artistico, ma che anche creano un indotto lavorativo per tante professionalità che si muovono nell'ambito cinematografico. La prossima volta! La prossima volta! La prossima volta! Perché?